In rappresentanza del CONI Taranto, una vecchia conoscenza dello sport tarantino, Giuseppe Graniglia, inevitabile la tua partecipazione ad una manifestazione che unisce sport e solidarietà come il settimo trofeo Ant. Infatti siamo arrivati alla settima edizione, che ho avuto il piacere di seguire le altre precedenti, e sto notando con immenso piacere che il risultato sta crescendo anno dopo anno. Oltretutto, grazie alla buona volontà di Franco e tutti i suoi vari collaboratori, questa manifestazione non può che avere il successo che si merita. Poi avere anche un risvolto un po' umanitario con la sponsorizzazione per l'APAS è ancora più importante e più bello. Si tratta di alcuni giorni nei quali vedremo i più promettenti giocatori della provincia ionica, un evento che quindi unisce questa passione per lo sport alle donazioni che poi ci saranno realizzate appunto con i proventi ottenuti. Sì, vedremo dei ragazzini o dei giovanotti che potrebbero emergere in questa manifestazione, anche perché Taranto ha bisogno di rinascere dopo il crollo dell'anno scorso. E la presenza di giocatori di altre province forse può essere un modo per poter ripartire col piede giusto. Non si sa mai che fra questi giocatori ci sia il campioncino del futuro.